Oggi sono emozionato. Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro caro Dexter. Perché oggi è 9 marzo, e il 9 marzo del 2012, cioè di 4 anni fa, caricavo il mio primo video. E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui con questo video speciale. Un video sia per tutti voi, sia per quelli che mi conoscono relativamente da poco, ma soprattutto questo è un video per me, perché oggi sono 4 anni da quando ho caricato il mio primo video su YouTube. Oggi sarà un vlog, di quelli che non faccio mai, praticamente ne faccio 2 l'anno però. Per me è veramente importante fare questo video, quindi vi invito tutti a lasciare un bel pollicione in su se in questi 4 anni vi ho strappato una risata. Quindi vi chiedo anche di scrivermi da quanto mi seguite. Quindi polliciate, scrivetemi qua sotto da quanto mi seguite. E oggi farò vedere un po' tutta quella che è stata la mia storia su YouTube, ma più che altro il mio, tra virgolette, cambiamento. Che poi non è che sono cambiato, io sono sempre Dexter, il vostro caro Dexter. Soltanto che c'è stata una crescita, ecco, sono cresciuto più che cambiato, sia nel modo di fare giochi, di intraprendere YouTube, di coprire nuove cose, portarvi sempre nuovi format. Io non ho aperto il canale il 9 marzo 2012, l'ho aperto un mese prima, ovvero il 13 febbraio 2012. Questo perché? Perché tutto quel mese, dal 13 febbraio all'8 marzo praticamente, ho passato giornate intere a registrare questo video, che poi è un video semplicissimo. Solo che mi comprai il PVR, che era un coso che tra l'altro stanotte me lo son sognato. Sarà il caso, sarà il destino, ma era un coso enorme, ce lo dovrei avere ancora da qualche parte, che lo dovevi attaccare, costava 200 euro e quindi era veramente pesante in tutti i sensi, sia l'acquisto costa 200 euro, sia perché era grosso. E io attaccai alla televisore, mi ricordo stavo di là nell'altra camera, attaccai questo PVR al televisore, presi tutta con la PlayStation 3, presi tutta la camera da pranzo e mi misi a giocare a MV3 per fare queste clip sui 5 giocatori più utili in MV3, video che hanno visto 600.000 persone. Però se mi conoscete, anche per curiosità, o se siete miei fan, ve lo ricorderete sicuramente. Insomma, passai un mese a fare le clip e poi a editarlo, perché io non sapevo nulla di editing. Imparai con quei tutorial dei bambini, perché non so se l'avete mai visto su YouTube, se voi scrivete tutorial di qualsiasi cosa, ci sono dei bambini che te lo spiegano. E quindi io imparai, grazie a questi bambini che ormai saranno adulti, le basi di Sony Vegas, che è il programma che uso tuttora. Ma non sapendolo usare ci mettevo veramente secoli per fare cose che adesso faccio in 10 secondi. Ci mettevo veramente troppo, sia a registrarli sia a editarli. Adesso ci metterei comunque tanto, ma non 3 giorni, una settimana. Ciò che mi sta più a cuore, cosa di cui volevo parlarvi oggi, è proprio come sono evoluto su YouTube. Eccoci qua. Questo è il mio canale, questi sono tutti i video che sicuramente avrete visto, io l'ho visti tutti. E questo è il mio canale 4 anni fa. Io prima non pubblicavo quasi mai una volta al giorno, anzi non pubblicavo una volta al giorno, ma pubblicavo una volta a settimana forse, perché come vi ho spiegato prima ci mettevo veramente tanto a creare delle cose attraverso il videogioco. Non facevo gameplay, facevo commentary da una parte, che sì, quelli lì ci mettevo relativamente poco, però mi piaceva più assemblare cose come l'anticamper, prendere clip, montarle, studiarmi Sony Vegas eccetera. Ho iniziato con Call of Duty, ma non solo, perché Call of Duty era un gioco che mi piaceva molto. Tra l'altro in questi giorni mi sono rimessa a giocare a MV3 e MV2. Devo dire che mi sto divertendo e non so magari se portarvi qualche video. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque facevo addirittura walkthrough, ho iniziato un let's play su Left 4 Dead 2, che era un gioco tra l'altro vecchio già 4 anni fa. Esattamente, ancora non sapevo che cosa voler fare a parte l'anticamper o i 5 giocatori più dati in Call of Duty. Cioè l'unica cosa che volevo fare era portare delle novità. La mia voglia di sperimentare la potete vedere anche attraverso questo video. Io qua cosa ho fatto? C'era uno dei soliti bambini che si incazzava, virale, no? Vanno sempre di moda. Tutti quei figli di puttana che vedranno questo video. Che era questo il bambino. E io mi sono divertito ad assemblare lui facendo finta che giocava a Slender. Cioè in realtà non stava giocando a Slender, però io l'ho messo e ho creato delle clip con Slender, con lui che insultava Slender, ma in realtà non ce l'aveva col gioco. Stronzo, pezzo di quella puttana che l'ha creato. Però sembrava veramente un gameplay. Da brutto, finocchio di merda, pezzo di quella. Non so neanche come descriverti. Poi iniziai con i Bimbo Minchia Advento, che tutti voi conoscete. Li ho ripresi, tra l'altro prenderò anche a fare gli scherzi telefonici. Domani esce un episodio di scherzi telefonici stile Bimbo Minchia Adventure, Dread contro tutti. E insomma ci sarà da divertirsi. Iniziai, fu uno dei primi che iniziò su YouTube a fare i giochi bastardi, per tutti i Rage Game, che ora non faccio neanche più perché non ce ne sono più. L'ho giocati praticamente tutti. Fui uno dei primi a fare Cat Mario. Portai io, penso, in tutto il mondo Troll Face Quest.
feci la serie No Sense su Mac Pixel, cominciai a portare giochi stupidi, ma questo tutto nel 2012 vi parlo, quindi di 4 anni fa. Feci delle cose con l'editing pazzesco, io questo qua prima o poi ve lo ricaricherò questo video, perché non è possibile che abbia 26.000 visualizzazioni, perché mi sono fatto un culo così per 3 mesi. Passò il tempo, passò un anno addirittura, mi comprai finalmente il nuovo computer, la mia nuova postazione, eccomi qua, dopo un anno e mezzo praticamente di YouTube. Cioè io la postazione da gaming me la sono comprata 2 anni dopo che avevo iniziato YouTube, quindi figuriamoci, ed è la postazione che ho tuttora, perché è questa che ho davanti a me. Quindi la postazione non è cambiata, in teoria la dovrei cambiare. Cominciai assiduamente a fare video su FIFA 14 perché mi prese veramente tanto, cominciai serie nuove su FIFA 14, iniziai Outlast con Violetta, qui stavamo quasi a 100.000 iscritti, e quindi io 100.000 iscritti ovviamente l'ho fatto in 2 anni, poi in un anno abbiamo fatto 1 milione, però i primi 100.000 iscritti li ho fatti in 2 anni. Adesso è strano, però per l'epoca era anche tanto. YouTube poi all'inizio 2014, nel 2014 si espanse a non finire, e ciò che comunque mi ha permesso anche di salire, di farmi conoscere al grande pubblico, fu Outlast con Violetta. E una serie che io ricordo con amore, perché è stata bella. È stato, penso, il secondo walkthrough che ho portato sul canale. Gli episodi sono andati bene e devo dire che Outlast è un punto importante del mio canale, anche probabilmente perché ruotava intorno a quei famosissimi, a quei sudatissimi 100.000 iscritti. Iniziai FIFA a maggio, cioè iniziai FIFA proprio seriamente. Io con FIFA ho creato un metodo di fare FIFA che gli altri non facevano e che adesso fanno. Non sto dicendo che mi hanno copiato, anzi sto dicendo che il modo in cui io ho creato gli spacchettamenti è diventato un modo standard, modus operandi un po' di tutti, che però mi prendo il merito, ragazzi, mi prendo questo merito di aver creato io il video divertente, il funny moments montato sugli spacchettamenti. Cominciai proprio con questo. Questo fu il primo... Cioè, sono contento di aver dato una mano alla community italiana anche per salire, per crescere. Non voglio assolutamente sembrare uno che se la tira, che fa tanto il figo perché ha fatto sto metodo. No, anzi, vi ripeto, non sto dicendo che gli altri mi hanno copiato, non sto dicendo che sono il meglio di tutti. Sto dicendo che sono contento che adesso tutti quanti, tutti gli youtuber, anche quelli americani più o meno, utilizzano un metodo di fare video di spacchettamenti che ho portato io, o meglio, sono stato uno dei primi a portare, e quindi sono contento di aver dato una mano anche alla community a crescere. Io mi sento parte di questa community in maniera molto attiva, cioè io ci tengo a YouTube Italia perché sono sempre stato un fan dal 2007, cioè io vedo molti ragazzi, anche molti ragazzi che stanno iniziando ora, che hanno iniziato, che lo fanno e sono molto bravi perché hanno visto i miei video, e penso non ci sia cosa più bella di questa. Comunque, torniamo a noi. L'estate 2014 ho dato pesante con FIFA, lo ammetto. Se ci ripenso, ho sbagliato, perché ancora adesso alcuni di voi, molti di voi pensano che io sia un canale di FIFA. In realtà FIFA l'ho sempre portato 1-2 volte a settimana, a parte agosto 2014 che c'erano i mondiali, c'erano tutti, che lo portavo veramente tanto. Però oltre a FIFA portavo, ecco, Prova a non ridere, il primo episodio, che tra l'altro è andato super bene, i giochi stupidi, i giochi bastardi, Trollface, Payday. Portavo anche altri contenuti oltre FIFA. Fui uno dei primi a fare la reazione ai commenti degli utenti con l'Italia fa schifo, insomma portavo anche altre cose. Però prevalentemente quando ci furono mondiale 2014 portai tanto FIFA, però l'ho portato solo quel mese, cioè non è che FIFA lo disdegno, ammetto che anche FIFA mi ha aiutato a crescere, a raggiungere 1 milione di iscritti. Velocemente feci 200.000 iscritti anche grazie a FIFA, ecco appunto, ve lo stavo dicendo. Poi andai al Gamescom, fu la mia prima esperienza all'estero grazie a YouTube, infatti feci dei vlog che andarono molto bene, ecco, quello lì fu l'inizio di tutto. Cominciai Bomber per caso, cominciai 2 anni fa Bomber per caso, e ancora è una serie che mi chiedete tantissimo, nonostante sia vecchia tra virgolette, però è una serie che mi chiedete tantissimo. Questo perché quando tengo io una serie, quando mi piace e vedo anche che a voi piace, non voglio ripetervela sempre fino alla nausea, perché sennò diventa pallosa. Quindi ve la propongo magari una volta ogni 2 mesi, in modo tale che quando esce siete contenti di averla. Sono contento io di farla in primis, e ci godiamo tutti quanti un video che, nonostante sia un format di 2 anni fa, è attuale anche adesso. Da qui, ovvero da dopo l'estate, da settembre 2014, penso di aver preso quel via, quell'accelerata, quella voglia, quella marcia in più in discesa. Mi ricordo che durante l'estate del 2014 mi fermarono dei ragazzi sulla nave, quindi anche i primi fan che ti fermano per strada, ti dicono: grande Dexter, guarda, questa serie mi ha fatto ammazzare le risate. Quindi cominciava proprio
a crearsi il personaggio del vostro caro Dexter. Cominciai anche The Sims con Violetta, le challenge con Violetta, le challenge in love, i video tag, cominciai nuove serie, cominciai a portare giochi nuovi, mai visti, cominciai a editare anche assiduamente i video, cominciai anche a cambiare stile di editing, sperimentavo, cominciai la prima serie su Parole a Caso su Google. Cominciò il 2015 e cominciai anche a fare una cosa nuova, uno step nuovo, ovvero a portare i funny moments su Gmod. Ci credo ancora in Gmod, ci ho creduto molto agli inizi perché seguivo Vanus Gaming, che lui fa prevalentemente Gmod, e volevo portare più o meno la stessa cosa in Italia, l'ho anche detto in un altro vlog. Soltanto che Gmod, nonostante io voglio riportarlo anche tuttora, anzi fatemi sapere se lo volete, è difficile da registrare e non mi riesco a trovare con Fanto, con Camper o con gli altri quasi mai, e quindi mi risulta difficile. Però se so che a voi piace, scrivetemelo con un bel commento qua sotto. Vi faccio vedere solamente questi, che sono i video promessi. Arriveranno. Iniziai, ecco, a fare anche video ironici, che molti non hanno ancora capito. Nuove serie su FIFA. Iniziai anche il Road to Glory / Get Out. Andai a Rotterdam, iniziai a collaborare con la Roma, che è un sogno, veramente è stato un sogno che si è avverato nel 2015, a marzo 2015, un anno fa. Grazie a YouTube io ho realizzato tanti sogni, non tutti, perché ancora tante cose da fare, tanta voglia, ragazzi, io sono determinato, sono un ragazzo determinato. Senza essere determinati, senza volere fortemente una cosa, penso che nessuno la possa ottenere. Quindi, cioè, c'ho ancora tantissime da fare, però un sogno che avevo da bambino era, cioè, collaborare con la Roma. Io adesso ci collaboro, mi viene da ridere che ho fatto la foto con Totti, cioè, ho lavorato e lavoro per la Roma, per la S Roma, per la mia squadra del cuore, cioè, non mai nei miei più rosei pensieri avrei immaginato una cosa del genere, cioè, per me è veramente un sogno. Sono andato a Rotterdam, ho visitato Rotterdam, perché? Perché la Roma mi aveva chiesto di fare un video, e quindi è stato bello. Sul canale della Roma trovate i video, tra l'altro sono anche più visualizzati, ecco, questa è un'altra soddisfazione, perché se io vado sul canale della mia squadra del cuore e metto i video più visti, ci sono io, eccomi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè ci sono io, anche nel, guardate, nell'intro addirittura del canale della Roma, ci sono io, nel banner, eccomi qua. Io vivo come un sogno, cioè per me è un sogno, è un motivo ancora in più di andare avanti, di portarvi sempre contenuti nuovi per farvi ridere, per farvi felici. A me piace, come vedete anche dalla mia storia, portarvi sempre cose nuove, ma strizzando anche un occhio al passato. Infatti a maggio dell'anno scorso ripresi anche la tipologia dei 5 videogiocatori, 5 giocatori più dead-in. Settimana prossima, tra 2 settimane, uscirà un altro video di questo genere. Lo sto scrivendo in collaborazione speciale con... non ve lo dico. E niente ragazzi, poi ci fu quest'estate. Quest'estate è stata magica per tanti motivi. Ho collaborato con Disney insieme ad altri colleghi che rispetto e ammiro. Ho fatto gli MTV Award, cioè sono stato agli MTV Award. Ho fatto dei video epici quest'estate come la Crossbar Challenge. Ho conosciuto grazie a YouTube tanti amici che sento ogni giorno. Il 14 agosto finalmente raggiungiamo 1 milione di iscritti dopo quasi 4 anni. Ed è stata, penso, una delle emozioni più belle della mia vita. Io non sto scherzando, non so se ci arriveremo ai 2 milioni e se proverò le stesse cose, ma 1 milione di iscritti è stato veramente un inizio di un traguardo, una ventata di gioia, di felicità, di entusiasmo che non ho mai provato in vita mia. Ed è solo grazie a voi, solo grazie a te che mi stai guardando. Io spero di non essere palloso facendo questi vlog, perché io non li faccio proprio per questo motivo, perché ho paura di essere palloso. Però io sento proprio la necessità di ringraziarvi, di ringraziarti a te, perché so che se io faccio tante cose, se io ho questa copertina con Totti, è grazie a voi, cioè nel senso è grazie al pubblico, è anche grazie a me che sono stato bravo, ma ed è grazie a voi che sto vivendo questo sogno, ragazzi, perché è un sogno. Sentendo il peso di 1 milione di iscritti, ho trattato anche argomenti delicati come il suicidio o il cyberbullismo. Io spero che quei video abbiano aiutato magari delle persone in difficoltà che seguono i miei video. Quindi ecco, a tutti voi io mando un abbraccio e vi saluto vicino. Io faccio video anche per questo, perché quando da me vengono ragazzi che hanno superato una grave malattia, quando parlo di grave malattia parlo proprio di grave malattia, ragazzi, di purtroppo nella vita ci sono anche queste cose, e molti ragazzi in condizioni magari non proprio felici, e sapere che quei pochi momenti in cui stanno felici sono dovuti grazie a un tuo video, grazie a un mio video, mi riempie il cuore di gioia, perché è bello sapere che io dia il sorriso a una persona che non sta bene, che è triste. E io penso che donare il sorriso alle persone sia
lo scopo della mia vita. E sono contento del lavoro che ho fatto, di tutto questo che ho creato, che abbiamo creato noi. Comunque vi dicevo, ad agosto ho voluto fare delle sperimentazioni, dei nuovi cambiamenti. Ho cominciato a riproporvi Bimbo Minchia Adventure. Ho fatto dei test, ho fatto Akinator. Ho ricominciato a fare i commenti delle persone. Ho cominciato nuovi format, quali le reazioni con i miei amici, youtuber, indovina il calciatore. Fatto sempre nuove challenge su FIFA, come la Un Ottimo Tiro Challenge. E ho iniziato anche la fanfiction. Ho cominciato le top, mi sono scordato, ho cominciato le top. E siamo qua. Qua ai giorni d'oggi, con gli ultimi video. E io sono sempre più carico, con uno sguardo al futuro, perché ho voglia proprio di portarvi cose nuove, di cambiare, di fare un ulteriore passo in avanti per la mia carriera. Che poi non è cambiare, perché come vedete io, sì, sono cambiato nel modo di editare e fare video, ma sono rimasto sempre lo stesso, sia per il contenuto portato, perché a parte i giochi bastardi e Call of Duty, sono sempre rimasto fedele a me stesso, perché io sono di questa filosofia, bisogna andare 10 passi avanti, ma con uno sguardo al passato. Infatti ogni tanto ve lo butto, anche se non è andato benissimo questo video di The Sims 4, io lo sapevo che non andava benissimo, però ve l'ho voluto portare di nuovo, perché ci sono tanti fan che lo aspettavano, me lo chiedevano e io l'ho portato a meno. Ragazzi, questa era più o meno la mia storia su YouTube. Io spero che non vi abbia annoiato. Io volevo veramente farlo per festeggiare così i miei 4 anni su YouTube. Direi che siamo cambiati, siamo più che cambiati, siamo cresciuti. Niente, io spero di portarvi sempre cose nuove. Da domani si comincia una nuova serie di scherzi telefonici, ma per il futuro ho tante belle cose da proporvi. E non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Siamo pronti a immergerci in questa grande avventura, a ricominciare, perché si va verso i 2 milioni. Road to 2 milioni. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato troppo. Polliciate a più non posso, ragazzi, raggiungiamo, fate voi quanti mila mi piace volete, anche se ne raggiungiamo 3 di mi piace, va benissimo. Noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video, vi mando un abbraccione, un salutone e ci ciao gente!